Ma io veramente ho fatto il film proprio per dire non dobbiamo avere nostalgia. Cioè, però ovviamente i film, la cosa strana è questa, io scrivo un film perché dico liberiamoci dal passato che è stato straordinario, però che era libero, loro erano liberi, basta, siamo anche noi nel nostro presente. E questo vuol dire, il film vuole raccontare questo anche rispetto alle figlie e alle mogli, no? Però succede nel cinema delle cose misteriose, per cui queste immagini dei vecchi film fatte con lui sono talmente belle, ed è talmente bello lui che alla fine... Lui sarei o lui io? Tu, in questa solitudine. No, tu no, tu no, l'attore tu francese, no, Saverio, che riprendono il potere, cioè è ambivalente, no? Però io penso fermamente anche nostalgia, cioè penso che la grandezza loro è che non erano nostalgici, vabbè c'erano un po' da aver malinconia, c'era stata la guerra, però non erano nella loro epoca, rischiavano, non avevano, facevano cose belle, cose brutte, si buttavano. Noi in continuazione, quando sbarchi in qualsiasi posto d'Italia, senti qualcuno che ricorda qualcosa o dice che prima era molto meglio, sempre, 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 continuamente, cioè non c'è mai l'idea di dire oggi ho fatto questo, domani farò quest'altra cosa, no? Qui, anzi, io penso che l'ho citato, il cinema, quell'amore che ho per quel cinema, perché è la nostra origine, proprio per dire che loro erano liberi e facevano tante cose. E a Roma si dice se ne fregavano, nel senso che non avevano il fatto di dire chissà cosa c'è quello, noi siamo tutti sempre con mille paure e un senso anche di inferiorità da qualche parte che secondo me... Quindi è un invito a tornare a essere come loro. Bravo, esattamente. Ricchi come erano loro e anche liberi come erano loro.